Assessore Cremonese, parte Future Pop, di che cosa si tratta? Ma come avevamo promesso in campagna elettorale, il Comune di Pescara ha investito tantissimo su eventi di altissima qualità e su eventi che potessero durare nel tempo per attirare turisti nella nostra città. Abbiamo creato una serie di festival, apriremo con il We Love Fest, proseguiremo con questo festival che è innovativo e fa da congiunzione tra il We Love Fest e il Festival d'Annunziano. Potremo vedere grandissimi artisti qui a Pescara in questo periodo, 5 grandi eventi per il We Love Fest, 3 grandi eventi per questo festival che vedrà la presenza di 3 grandissimi artisti. Pescara continua ad essere protagonista e tutti questi festival lanceranno il Festival della Rivoluzione con grandissime sorprese. L'idea di futuro secondo me diventa centrale non solo del dibattito culturale, ma noi di questo ci occupiamo, quindi diamo la nostra piccola goccia. E questo Future Pop è un titolo voluto da una parte per indicare in maniera molto generica la tipologia di musica di cui ci occuperemo, cioè la musica pop, rock, ma soprattutto l'elettronica, quindi la tecnologia legata alla musica, e poi per lanciare questo nostro interesse per il futuro, cioè per dire che ci occuperemo molto di più delle giovani proposte. Qui abbiamo per esempio Ariete, che è una giovanissima, abbiamo Dardas e farà uno spettacolo che non solo musicalmente ma dal punto di vista musicale sarà molto impressionante, quindi con un forte elemento sull'elettronica. Poi resterà centrale comunque il pop, il pop di qualità, la canzone d'autore, cioè tutti i generi, diciamo, che hanno reso importante e popolare questo aspetto della cultura. Chiaramente tutti col Green Pass, perché le regole sono molto ferree. Abbiamo fatto un piano di sicurezza all'avanguardia, garantiremo posti sicuri, c'è un sistema di prenotazione, insomma tutto deve essere fatto nel rigido rispetto delle regole. Invito anzi tutti i cittadini a prenotarsi sui vari siti perché altrimenti a munirsi di Green Pass, perché altrimenti non si possono accedere agli eventi organizzati dal Comune di Pescara e dall'Ente Manifestazioni Pescaresi.